questo evento che è mascherato da presentazione letteraria. Si attesta nella rassegna letteraria 6 senza barcode, promosso e organizzato dall'Associazione Culturale Senza Barcode. È una rassegna letteraria. Abbiamo organizzato questa rassegna letteraria la targa da autori emergenti. Inutile dire che quello di stasera non è un appuntamento proprio per gli autori emergenti, ma è un appuntamento che il Campidoglio ha permesso di svolgere in questa sala. Quindi, prima di qualsiasi altra cosa, ci tengo molto a ringraziare Marcello Pepito, che ha accolto con entusiasmo, come fa sempre ogni volta che gli propongo un'attività culturale, la mia richiesta l'ha elaborata, l'ha inviata personalmente al suo ufficio al gabinetto del sindaco, è stata accolta e ecco qua abbiamo avuto la sala con molto anticipo rispetto ai tempi. Quindi ecco qua la nostra associazione che un'altra volta organizza un evento figurando il suo profilo transpartitico, cioè noi lavoriamo come associazione culturale veramente con tutti i partiti. Questa sera siamo stati col Movimento 5 Stelle, col PD, no, col PD, ma siamo stati con Fratelli d'Italia, con Forza Italia, ho lavorato anche con Casa Pound, abbiamo veramente lavorato con tutti e ci teniamo a ricordare ogni attività che abbiamo fatto e siamo fieri di quello che abbiamo fatto. L'evento di oggi è stata un po' una sfida, un'amica mi ha detto che dice sempre andiamo questo libro e carozzo non ce la farei mai e invece ce l'abbiamo fatta. Quindi ringrazio moltissimo Nicola, ringrazio Marco e ringrazio Dario Parenzo che contrariamente dalle altre presentazioni sarà lui a condurre i giochi oggi, sarà proprio un'intervista, ci sono moltissimi giornalisti in sala, loro sono giornalisti, li conoscete sicuramente molto bene, ma sono convinta che sia giusto anche conoscere questa campana. E proprio per rimanere nella correttezza ho invitato Marcello De Vito, ho invitato chiunque dell'amministrazione capitolina volesse partecipare, se verranno saranno i benvenuti, avranno sicuramente ritorno. Quindi Nicola Biondo, Marco Canestrari, Davide Parenzo, a voi. Bene, allora buon pomeriggio, grazie per l'invito, in particolare agli amici Nicola e Marco per questo invito, insomma non potevo mancare, vi chiedo scusa, io poi alle 6:15 dovrò abbandonare la sala perché ho la trasmissione della performance, insomma volevo assolutamente esserci, ho avuto l'onore di presentare questo libro da me in televisione alla 7 quest'estate e quindi partiamo subito in quarta. Questo è il libro proibito, direbbe Umberto Eco del nome della rosa, è il libro che metaforicamente chi tocca muore. In realtà è un libro profondamente utile e interessante perché la prospettiva che ci propone è fatta da due persone che sono in terra corporis e quindi hanno vissuto da dentro le vicende che raccontano e questa è quindi già la prima notizia con cui affrontare la lettura di questo libro. È un documento secondo me fondamentale per l'epoca che noi stiamo vivendo e poi in 30 secondi vi spiegherò perché, anzi per spiegarvi perché prendo in prestito, io non sono mai stato un bravissimo studente al liceo classico tra l'altro, però ultimamente mi sono ritrovato nei studi dei classici. Allora, per presentare questo libro mi è venuta in mente questa immagine straordinaria che Giulio Cesare usa del Debello Gallico. Nel Debello Gallico Giulio Cesare dice: fere viventer homines id quod volunt credunt, cioè di solito, è bellissima perché è una frase che rispecchia perfettamente la contemporaneità che noi stiamo vivendo. Fere viventer homines id quod volunt credunt, di solito gli uomini credono volentieri in ciò che desiderano, non in ciò che è vero. Ecco spiegate in pochissime parole quello che è l'essenza della fake news contemporanea, quella che noi stiamo vivendo. L'episodio del Debello Gallico, qualcuno di voi lo ricorderà sicuramente, i galli credono che i romani siano un esercito di bollaccioni, di gente che fa le orge, si fa i cazzi propri, sostanzialmente. Cioè non sono valorosi, sì certo sono in mille forti e valorosi, però i galli avevano sottovalutato la potenza dell'esercito romano. Questa convinzione fa sì che nel momento in cui li devono affrontare poi periscono clamorosamente. Allora da qui la massima di Giulio Cesare. Perché allora questa cosa è estremamente attuale? Perché, e se andiamo avanti con la letteratura e con i classici arriviamo ad Alessandro Manzoni,
Manzoni dei Promessi Sposi, quando Renzo Travaglino entra a Milano e c'è il Vescovo della Peste, c'è la famosa caccia agli untori, aperta parentesi, chi sono oggi gli untori? Gli immigrati che ci invadono, la sostituzione etnica, tutta questa roba qui. Chi sono gli untori di oggi? Manzoni, cattolico, diceva che il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Allora oggi, siccome il senso comune non esiste più, esiste un senso comune che ha preso il sopravvento sul buon senso, questa è la questione, allora tutto viene messo in discussione, e quindi i vaccini e quindi quant'altro. Allora perché questo libro è prezioso? Perché questo libro è una bussola. Io faccio il mestiere del giornalista, gli amici che sono qui hanno fatto importanti inchieste, Nicola Biondo ha lavorato con Carlo Bucarelli, ha scritto inchieste, master in giornalismo, è stato il primo a inventare un master in giornalismo investigativo, ha diretto poi da Interna Corpus l'ufficio della comunicazione alla Camera dei 5 Stelle, Canestrari è uno sviluppatore informatico, dal 2007 al 2010 ha lavorato per la Casaleggio Associati, ha organizzato materialmente quello straordinario momento che fu il D-Day, quindi insomma sono due osservatori interni, non esterni, e non c'è, come è stato detto, il rancore degli ex, perché non c'è nessun rancore, non c'è alcun rancore. Oggi la mia solidarietà va alle notizie dei giornali di questi giorni, a De Falco e Nunes che vengono ignominiosamente cacciati per aver votato contro l'abuso edilizio. Cazzo, ma uno dice, ma scusa, che mondo viviamo? Scusa, oggi il gesto giornale dice, ma scusami, ma che mondo è? Ai 5 Stelle, legalità, 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 e poi vengono cacciati due che sono contro l'abuso edilizio messo nella manovra. Siamo davvero un paese straordinario, ma per tornare al libro, perché è un libro che deve essere letto? Perché nel giornalismo contemporaneo servono tre elementi fondamentali, che sono la vanga, la bussola e il setaccio, un po' come quando si faceva la caccia all'oro. Quando c'era la corsa all'oro, era fondamentale condividersi di questi tre strumenti. La vanga, perché si scava, perché si cercano le notizie. Il buon giornalista questo deve fare. E quindi hai bisogno della vanga. Hai bisogno di una bussola, quindi hai bisogno di sapere la direzione di marcia, e quindi dove andare. Quindi, fuori di metafora, hai bisogno di mettere insieme i pezzi del mosaico delle notizie che hai. Il giornalismo è per definizione chi, non è chi mette un microfono e come dire, raccoglie una dichiarazione. Il giornalista, come ci insegnano i due ragazzi che sono qui, sono persone che mettono insieme dei fatti e te li presentano in un quadro, in un grande mosaico, a che il lettore possa capirne la complessità. Non è un reggi microfono. E il terzo elemento che serve nel giornalismo contemporaneo è il setaccio, esattamente quello che serve per separare la sabbia dalle pietre preziose. E quindi questi tre strumenti sono tutti e tre strumenti che ritroviamo dentro questo libro, perché è scritto da persone che lì dentro ci hanno lavorato, è scritto da persone che non hanno alcun rancore verso questo movimento, ma, come dire, anzi, hanno un dispiacere rispetto a quello che è stato, rispetto a quello che era, rispetto a quello a quei valori ai quali loro hanno creduto, e ci raccontano come si è trasformato. E allora la mia prima domanda che voglio farvi subito, perché forse ho parlato sin troppo, voglio partire per far parlare il libro proprio da uno dei punti. Il libro è diviso in tre parti, c'è la parte scritta da Nicola, la parte scritta da Marco e poi la parte, come dire, che hanno firmato insieme. E devo dire che dal punto di vista stilistico non si percepisce una grande differenza di registri. La scrittura sembra molto, almeno questa è la mia impressione, sembra molto molto uniforme. In genere è molto complicato fare i libri a quattro mani. Se non avessero evidenziato i capitoli, e questo lo hanno fatto le parti, anche per far capire proprio il percorso storico, no? Che dove eravamo, che segue il movimento. Allora però Nicola, io vorrei partire da te per a un certo punto voi scrivete, proprio nella parte di Nicola, potremmo invertire anche le cose, però diciamo, nella parte risponde chi vi vale, insomma. Come nasce la casta degli anticasta? Voi scrivete: la complessità di un insieme difficile da governare viene gestita da un principio caro a Casaleggio, quello della fiducia riportata. Io questo lo trovo uno dei concetti forse davvero più tra i più, quelli che mi hanno colpito di più, non posso dire quello più importante. Nella mia gerarchia delle notizie reputo questa una grande chiave di lettura per capire le cose. La complessità di un insieme difficile da governare viene gestita da un principio caro a Casaleggio, quello della fiducia riportata. Se a Grillo e Casaleggio qualcuno dei parlamentari di fiducia dice che c'è un rompicoglioni, un dissidente, di certo viene fatto fuori a breve.
Devo dire che questo scritto a pagina 264, libro pubblicato quando è uscito questo anno? È uscito un malizio di quest'anno. Devo dire, ragazzi, una raggelata. Sì, il libro è uscito un cartaceo all'inizio di quest'anno, l'abbiamo pubblicato grazie ovviamente a tutti voi di essere qua, grazie a Davide per la bellissima presentazione, grazie agli organizzatori, al Presidente del Consiglio Comunale, mi aggiungo a tutti i dovuti ringraziamenti. Il libro è uscito all'inizio di quest'anno in cartaceo, dopo essere stato pubblicato grazie a un crowdfunding che abbiamo fatto di Nicola l'8 settembre del 2017, a 10 anni dal Videi. Erano i 10 anni dal Videi, abbiamo presentato la stampa estera. Facciamo così, Nicola. Io parlo dell'origine del concetto della fiducia riportata, sì, certo io, e poi. Prego. Quando. Ecco, scusa, perché te l'ho detto, voi siete stati nel movimento, colpa mia, in due fasi diverse, sì. No? Noi siamo stati, io sono stato dal 2007 al 2010, non l'hai detto in realtà, però ripetiamo, dal 2007 al 2010 ho lavorato in Casa Legge Associati e mi occupavo principalmente di fare da connettore tra lo Stato e quello che eravamo noi in Casa Legge Associati, Davide Casa Legge, Gian Roberto e altri colleghi, e in Itappa sul territorio. E i vari organizer si chiamavano all'epoca, ne abbiamo qualcuno, una serenetta che citava anche più volte nel libro. E mi occupavo di questo. In questo senso, io ero il tramite della fiducia riportata in quel momento, perché io raccoglievo le istanze dei meetup e spiegavo a Gian Roberto cosa succedeva. Poi, in realtà, tempo dopo mi sono reso conto che lui le sue giuste controverifiche le faceva, però insomma il mio ruolo era questo. All'epoca però il concetto era un po' diverso, si trattava di capire quali fossero le esigenze dei gruppi sul territorio quando c'era da organizzare una manifestazione, quando c'era da organizzare un banchetto, si trattava di capire quale fosse l'esigenza, come noi potessimo aiutare questo quello che sarebbe poi diventato il movimento a crescere, a organizzarsi, e in questo senso già da questa prima nota si capisce che in realtà il movimento non è mai stato organizzato veramente dal basso. Nel basso c'erano le energie, l'organizzazione è sempre stata centralizzata, anzi quando accadeva che ci fossero tentativi di auto-organizzazione vera, venivano o sedati o Casaleggio se ne appropriava in qualche modo. Io mi ricordo che fui mandato a una riunione auto-organizzata dagli organizer qua a Ostia, erano due giorni, mi ricordo con anche particolare affetto, insomma, perché io mi ricordo che comunque venivo percepito come un aiuto, veramente un tramite, un riferimento, grazie Serenetta, per loro. Quindi, però insomma, questo è stato l'inizio, poi si è trasformato in altro un po'. Sì, sembra di sentire parlare di qualcuno che ha fatto una guerra, no? Io lo dico con rispetto, perché tante volte ho scherzato, mi pare anche con David, ti ho detto Canestrari è la tessera numero uno del Movimento 5 Stelle. E quando Luigi Di Maio intervistato all'uscita del primo lancio di questo, di quello che poi sarebbe diventato Supernova, ha detto: ma io Marco Canestrari non lo conosco. E quel genio di Rocco Casalino invece fece sapere ai miei colleghi romani che Marco Canestrari era alla Casaleggio Associati a fare video. Perché le storie cambiano. E come nella storia del Partito Comunista Sovietico, che avevano l'obbligo di cancellare Trotsky in maniera tale che si vedesse soltanto Stalin accanto al grande padre Lenin, la stessa cosa si compie nel metodo Casaleggio, nel metodo Movimento 5 Stelle. Io non sono mai stato un attivista, non sono mai stato un iscritto, il mio ruolo non me lo permetteva, e quando Gian Roberto me lo chiese un paio di volte, dissi: io ho un ruolo apicale, se mi iscrivo al movimento significa che ne divento uno dei capi, pure 12.
E quindi non l'ho fatto. In effetti, perché poi noi oggi di questo stiamo parlando, chi ha letto o leggerà, se lo vuole, il libro, noi avanziamo un'ipotesi ardita, pesante. Cioè il Movimento 5 Stelle è morto. Noi stiamo parlando di una cosa morta che non esiste più. Esiste ancora un brand di successo. Per quanto questo brand di questo successo di questo brand continuerà, è una questione su cui ci si può dividere e ci si divide. Un brand che, anticipiamo qualcosa che magari diremo più avanti, adesso fa parte anche di una holding, se vogliamo restare la metafora. Teniamolo carico. Esatto. Esatto, Marco, è vero. Ora, Gianberto di frasi così tranchanti, no? Ne diceva tante, avendo una cultura pop che gli permetteva di citare, di passare dall'arte della guerra di Sun Tzu all'ultimo album di Fedez. Gianberto era questo. Nel bene e nel male. Ma la frase più incredibile di tutte che io riporto era: basta che lo credano. Ed è una cosa che oggi dovrebbe far paura, ma siccome abbiamo un livello di sopportazione, io oggi sarò, ieri c'è stata la giornata mondiale della gentilezza, quindi io prometto non dire parolacce, ma siccome abbiamo una soglia del dolore, ieri, c'è il fuso orario, vengo alla Sicilia, sono un mezzo extracomunitario. Il basta che lo credano, io ho sentito con le mie orecchie quando gli spiegai che la penale, penale che poi fu, è stata applicata, cavolo, fu messa nel contratto che lega gli eletti al Campidoglio anche, lui me la raccontò nel marzo del 2014, pochissimo tempo prima della presentazione delle candidature alle europee. E gli disse: tu sei pazzo, metti delle multe a chi vuole andare via. Quelli saranno eletti. Ci sono mille modi di affrontare il dissenso. Ma la multa, ma poi è una cosa pecuniaria, cioè noi ci occupiamo di politica, che cosa c'entrano i soldi? Cambiare idea è sempre valido. Poi lo possiamo chiamare tradimento, resipiscenza, parole. Lui mi guardò e mi disse: lo so, ma basta che lo credano. E da questo basta che lo credano l'ha sempre utilizzato come un piede di porco per aprire la saracinesca della gente che si avvicinava anche a cuore aperto al movimento. Il basta che lo credano è quello per cui ci ha portato a questo punto, che basta che lo credano che siamo il movimento degli onesti, basta che lo credano che non abbiamo conflitto di interessi. Basta che lo credano che noi siamo i santi e dall'altra parte ci sono solo ed esclusivamente cattivi. In questo senso, con Marco, su questo divergiamo, Marco ha conosciuto evidentemente un altro Gianroberto Casaleggio rispetto a quello che ho conosciuto io. Lui l'ha conosciuto nel 2007, in un contesto diversissimo, io l'ho conosciuto nel 2010. E quando finì a Roma, su sua richiesta, con la quale la prima volta gli dissi: tu sei pazzo, io lì non ci vado, la seconda volta accettai, conobbi un altro Gianroberto Casaleggio. Ma questa cosa indica, e qui mi fermo, indica una cosa che ancora adesso mi fa paura. Gianroberto è stato un cattivo maestro, come i cattivi maestri degli anni 70. Perché se qualcuno prima nei volantini, nelle assemblee studentesche, utilizzava la violenza verbale che poi passava a diventare violenza urbana, Gianroberto col suo essere agitatore politico attraverso un blog è stato un cattivo maestro, perché poteva mettere in condivisione, che era quello che lui ad esempio a me, a Marco e a molti altri diceva: noi dobbiamo mettere in condivisione soluzioni ai problemi. E invece ha messo in condivisione di Battista e Putin, cioè l'eterogenesi dei fini hanno portato alle estreme conseguenze. E in questo è vero, non solo non c'ero ancora, anche perché io da palermitano non potrei mai lavorare per un governo del genere, quindi chi dice una cosa del genere non mi conosce e mi non capisce niente, ma è un dispiacere, perché c'è stata un'occasione in questo paese di rimescolare le carte.
E alla fine la durezza ideologica, ma anche il vuoto spinto di questo cattivo maestro, ha riempito, no? Quando tu parli degli hater, beh, Gian Roberto non è un hater, è evidente che era troppo intelligente, ma è uno di quelli che ha aperto le porte agli hater. Agli hater, agli odiatori su internet. Vi ricordo quando fa pubblicare un post scritto da Pietro Vettori, che oggi è il più importante collaboratore politico di Luigi Di Maio, quel post in cui diceva che cosa fareste voi in auto con la Boldrini, scatenando le peggiori pulsioni della rete. Ecco perché è stato un cattivo maestro. Ed è stato un peccato per tutti noi, non soltanto per la storia personale di Marco. Nicola e Marco mi piacciono molto perché non usano mezze parole, quindi come facciamo io, come faccio la radio, diciamo, hanno... Io alla zanzara non ci vedo. Il coraggio di metterci. Sì, la facciamo. E allora andiamo avanti rapidamente, perché questo, diciamo, è solo una prima cornice. Torniamo indietro però e cerchiamo di capire il contesto, perché sono molto belle quelle pagine del libro in cui gli autori ci raccontano come è stato possibile tutto questo. Cioè, come è stato possibile che, come dice sul testo del libro, il primo, si creasse il primo movimento politico che utilizza internet come strumento di propaganda e organizzazione. Questo è il tema dei temi, la questione centrale. Come è stato possibile questa cosa? Beh, c'è un contesto fondamentale che i nostri protagonisti di questo straordinario noir, di questo straordinario thriller, intuiscono. E intuiscono che c'è un paese che ribolle, un paese che sta cambiando. Era stato pubblicato il libro La Casta di Rizzo e Stella, ma anni prima del libro di Rizzo e Stella passò inosservato un grande libro di Cesare Salvi e di Villone, Cesare Salvi senatore del PDS, che scrisse un libro molto simile sul tema dei privilegi, della casta, eccetera. Quindi il sentire comunque, poi ci sono delle cose che quando accadono, accadono perché era il momento in cui dovevano accadere. Questo è il tema. Ci sono delle cose che quando... Ma la capacità di questi signori è quella di intuire che c'è un humus, c'è un clima nel quale una roba può crescere. Ma il terreno è stato preparato prima. La prima guerra mondiale non scoppia, l'arciduca a Sarajevo è la fiamma, ma c'è tutto un clima che ribolle nell'Europa che prepara la tragedia del 15-18. E il paragone non è fatto a caso. Non è fatto a caso. C'è un terreno che ribolle lì, non è che Grillo e Casaleggio intuisce che il signor Beppe Grillo può essere uno straordinario viatico, uno straordinario cavallo di Troia per entrare nelle istituzioni e per scardinare un sistema. Forse conosce i classici anche lui, o forse insomma capisce semplicemente la forza di questo signore. Ci aveva provato prima con Di Pietro, come loro raccontano. Antonio Di Pietro, con l'Italia dei Valori, è un cliente della Casaleggio. Cioè, non ricordo le cifre, l'ho letto questo. Leggete questo libro e io non ne do alcune suggestioni, ma insomma va letto assolutamente, va consegnato fuori dalle scuole, dalle università, va distribuito, volantinato. Sì, proprio volantinato, via. Conoscere per deliberare, ce l'hai in Audi, via. Comprate le copie e distribuitelo. Prendete e mangiatele tutti proprio in giro, distribuitelo. Con una grande rivoluzione literale del sapere distribuite questo libro. Ma Casaleggio intuisce una cosa geniale. Prima ci prova con Di Pietro, mi parla dei valori, quant'altro. Poi vede che questo signor Grillo ha delle carte, Cazzarola. Cioè, questo è un signore che ha una sua, direbbero i moderni, brand reputation. Cioè, è un signore che fa degli spettacoli teatrali di grande successo, è perfetto perché il comico cacciato dalla Rai, è il comico che ha preso per il culo Craxi, è il comico che si è scagliato contro il potere e quindi è perfetto, è la persona perfetta da scagliare sui binari della Seconda Repubblica morente, corrotta sicuramente con una classe politica un po' sputtanata e che sicuramente non è stata in grado di rigenerarsi. È una persona perfetta, con Di Pietro non c'erano riusciti fino in fondo. Grillo è meraviglioso perché ha grande seguito. E infatti l'intuizione della Telecom, se non ricordo male, di mandare Beppe Grillo all'assemblea degli azionisti. Lui era con Beppe Grillo. Ecco, infatti, adesso non ricordo più. Quello fu l'elemento geniale nel capire che quello poteva diventare il paladino della difesa dei consumatori, il paladino dei cittadini. Era, come dire, la maschera perfetta del puro. Manzoni è sempre dei promessi sposi, dice omnia munda mundis, tutto è puro per i puri, e sì,
sì, va bene, magari non avrà pagato, avrà fatto il nero, è tutto registrato, no? Questo vuol dire, beh, magari avrà pagato in nero, non lo so, ma magari dicono ha pagato in nero qualche cosa, non lo sappiamo, però è una persona straordinaria, magari ha ucciso qualcuno con la macchina, però poi dire capita a tutti, no? Nessuno ha, no? Nessuno, tutti uccidono qualcuno con la macchina, è una cosa normale, e quindi, però è una persona perfetta, è una persona perfetta, grande comico, grande comico, viene scelto lui. E allora vorrei approfondire proprio questo con voi, cioè Grillo è il personaggio perfetto, ha quella brand reputation utile per essere il cavallo di Troia, e questa è la storia che conosciamo. Quella che a un certo punto non conosciamo è che cosa è successo dopo, a un certo punto di questa storia. Il contesto comunque, ho ragione, è questo? Il contesto è questo, c'è stato un mix esplosivo nell'incontro tra Gianroberto e Grillo. Il contesto storico era favorevole, il libro La Casta, la percezione che il governo Prodi non fosse così efficace come ci si aspettava dopo anni di berlusconismo. Grillo era ed è un artista capace di annusare il pubblico. Gianroberto ci ha messo la tecnologia e ha cominciato ad annusare la rete, ad annusare i lettori del blog attraverso i commenti. Gianroberto, come dire, leggeva tutti i giorni, tutti quanti, di ogni post erano migliaia di commenti, annusava l'atmosfera che si andava creando. Poi un giorno vide il film V per Vendetta e l'idea geniale degli dei, infatti la V del movimento richiama la V per Vendetta per questo motivo. Qual è stato il problema? Il problema è stato che, e anche questo io l'ho capito molti anni dopo ragionando su quello che è successo. Scusa, però, cioè, manda su questo che viene in mente, V per Vendetta, c'è cioè Anonymous, forse qualcuno di voi l'avrà visto, no? C'è anche questa maschera. Ecco, quanto, perché il concetto in realtà è molto sofisticato, come anche qui il paragone può, come dire, può lambire la querela, ma facciamola. Come durante il nazismo ci sono degli elementi della propaganda che, come dire, puntano a reificare la persona, per cui il nazismo è stato possibile perché le persone erano ridotte a cosa? Quindi disumanizzando il fatto che io uccido l'ebreo, il rom e quant'altro, lo rendo cosa? Lo tatuo e quant'altro. L'anonimo, e quindi ha ragione da un certo punto di vista il comandante tedesco quando dice ho solo eseguito degli ordini. Sì, viva Dio, dal tuo punto di vista eri una macchina di questo ingranaggio, li hai solo eseguiti, li hai soltanto caricate quelle persone e quant'altro. Ma quella maschera di Liber Vendetta, questa idea dell'anonimus, quell'idea dell'uno vale uno, questa idea, cioè, è davvero collegata a, come dire, alla mitologia del film, è davvero collegata al fatto dell'anonimo che poi conquista il palazzo d'inverno, della persona qualunque che indipendentemente da quel che è perché appartiene al movimento, quindi non ha più una identità sua, ma è in quanto movimento. O è troppo una pippa filosofica? No, è proprio così. Okay. Filosofica, ma Gianroberto si faceva un sacco di pippe filosofiche. Filosofiche. Però si dice del vero, nel senso che in quella mitologia del film di Vendetta ci dice tanto del movimento. C'è l'anonimo, che è Casaleggio, perché fino al 2013 nessuno sapeva chi fosse, con una maschera che era Grillo. C'è l'idea di far saltare il banco nel film. Materialmente, letteralmente viene fatto esplodere il Parlamento inglese, Grillo e Casaleggio vogliono far esplodere il sistema, ma quel film, quella mitologia è alla base di tutto questo racconto. Il primo posto in cui si annuncia gli dei richiama esattamente, cita quel film e è costruito sulla trama di quel film. L'idea era quella di coinvolgere cittadini anonimi e quindi la marcetta. Il Movimento 5 Stelle, l'origine, la base dati del Movimento 5 Stelle, gli utenti, nascono con un videogioco, una marcetta, che vi racconto nel libro, ciascuno si iscriveva a questa marcetta virtuale, gli veniva tolta la faccia perché diventava un avatar e tutti quanti
quanti insieme a marciare sul plot di Grillo verso la piazza di Bologna. Questa è la certo che c'era questa mitologia. E ricollegandomi a prima, e poi ti passo la parola, no? Il mix esplosivo è che Grillo sente la folla e Casaleggio legge i commenti e sente il clima, ma Casaleggio a un certo punto si fa sopraffare da quel clima, perché non si rende conto quello che succede anche oggi nei social, ancora di più di prima, quello era un blog, i social hanno come dire, moltiplicato questo fenomeno, sono strumenti che amplificano la reazione emotiva e come dire, tagliano tutto ciò che è ragionamento, pensiero complesso, e quindi Gianroberto vede la rabbia crescere nel blog, ma quella rabbia nelle strade non c'era in realtà. La gente non era con i forconi veramente nelle piazze o nella coda ai bancomat. Una volta, questo è un episodio che racconto, una volta Gianroberto arriva in ufficio e dice: devo scrivere subito un post. Se per tornare a Basta che lo credono, Grillo non ha mai scritto un post nel suo blog, mai, era Gianroberto a scriverlo. Questo è chiaro, già conosce l'italiano. Esatto. Un giorno Gianroberto arriva in ufficio e dice: devo scrivere subito un post perché ci sono le persone in coda ai bancomat, sta crollando tutto. C'era una persona in coda ai bancomat per aspettare di prelevare. Ed era un venerdì. Ed era un venerdì. A Milano. A Milano. Quindi, questo era, si fa sopraffare dalla sua stessa intuizione e comincia lui ad alimentare, a soffiare sul fuoco che ardeva sotto la pentola a pressione del paese negli anni tra il 2007 e il 2010. Sì, poi succede qualcos'altro, e quella è la parte che io ho potuto raccontare facendo quell'esperienza straordinaria del bene e del male. Che i cittadini che sono stati mandati dentro le istituzioni, io li, con tutto il rispetto, insomma, ma io li definisco come dei 25 anni a cui tu hai stretto il cilicio e che poi li liberi in una spiaggia nudista. Che cosa fanno questi? Cioè, ragazzi, noi abbiamo avuto un aiuto ascensorista che da un giorno a un altro l'hanno chiamato onorevole, gli aprivano la porta. Io racconto nel libro che la prima volta che sono entrato alla Camera dei Deputati sono entrato con una leggenda della politica repubblicana, che era Ugo Vecchioni, partigiano, un uomo di fatto di ferro, a cui io non sono mai riuscito a dare del lei, e lui, del tu, e lui si incavolava moltissimo. Una volta mi fece entrare alla Camera e io, come tutti i provinciali, vivevo da poco a Roma, rimasi senza fiato. Lui mi fermò dopo che ho dato i documenti, i primi tre scalini prima di entrare dentro la camera, e mi fermò e mi disse: tu lo sai che cosa pensa una persona appena varca questa porta bellissima? E io l'ho guardato e ho detto: no, a come farsi rieleggere, ricordatelo. Ecco, questa storia mi è venuta in mente quando ho iniziato a conoscere questa pattuglia parlamentare, soprattutto i ragazzi e le ragazze della Camera, che ci hanno messo molto poco ad assaggiare la torta, perché non erano abituati, perché pochi, pochissimi di loro avevano un ruolo sociale. Gli hanno messo una divisa che neanche nei loro sogni eroticamente più folli potevano mai immaginare. Per cui che cosa hanno fatto? Si sono comportati in questo modo. Paradossalmente, io credo che sarei finito dall'analista immediatamente dopo la prima figuraccia. Gianroberto una volta mi disse: io sto umanizzando degli avatar, quegli avatar che ho portato in Parlamento. Per cui quelle figuracce, tipo scappare davanti ai giornalisti a gambe levate, che faceva anche quando mio collega, abituato a ben altri studi televisivi, ma veramente a gambe levate, come se i giornalisti fossero ad alcuni vietava, io non sentivo buono, non ho vietato niente a nessuno, perché mi veniva da ridere. Che cosa è successo alla fine? Che questa anticasta ha scalato non soltanto i principi del movimento, e questo è plastico, lo vedete qui, condono,
quello che diceva Davide. Ma io mi immagino, io ho davanti a Delegambaro che non vedo da una famosa assemblea in cui venne praticamente crocifissa Roberto Fico, che io chiamo Furbo, non Fico, fece un discorso come se avessimo avuto gli invasori alieni alla porta. Era Delegambaro. Che cosa è successo? Che questa qui è diventata la casta degli anticasta, che riesce a dirti io ti butto fuori per il condono. Ora, ma voi immaginate chi è stato dentro il movimento avesse detto nel 2013, ragazzi, fammi un bel condono. Gianrobetto mi avrebbe detto, senti, fermamelo questo, così me lo presenti, io lo incapretto nell'abbastanza. A dire a me Montecitorio, ma parlamentare non me ne frega niente, lo incapretto. Gianrobetto sapeva essere molto divertente, ma anche veramente. Questa roba qui non esiste più, non esiste più niente. Questa anticasta ha preso il posto, voi la siete sottanti. Dopodiché, ed è quello che noi abbiamo affrontato nel libro, e lo abbiamo affrontato grazie ai nostri colleghi, direttamente di tanti altri giornali, abbiamo segnalato un anno e mezzo fa, e di nuovo un anno fa, e di nuovo 10 giorni fa su Repubblica, che è un partito strumento di un imprenditore, strumento di un'associazione, associazione che è stata fatta coincidere per statuto, scritto a proposito di Campidoglio dal signor Lanzarone, per cui chi si iscrive all'associazione Rousseau si iscrive al movimento, ma forse se ti iscrivi al movimento non ti puoi iscrivere, insomma una scatola cinese clamorosa. E siamo arrivati a oggi in cui noi abbiamo, per noi non esiste più, non vogliamo parlare più di Movimento 5 Stelle, noi vogliamo parlare del sistema Casaleggio, come un ragazzo di giovane che in vita sua non ha mai lavorato perché ha sempre lavorato nell'azienda che porta il suo nome e con suo papà capo, quindi non ha mai lavorato, non ha mai avuto un capo, con 300 euro che lui chiede a ogni parlamentare ha scalato un paese del G7, è l'Italian Job, quello che io e Marco definiamo è l'Italian Job, e ha piazzato nel cuore del governo il suo procuratore, che si chiama Luigi. Guardate che ci vuole, cioè, è geniale, ha ragione Marco, Gianroberto con tutti i suoi difetti, chi ha letto questo libro e chi lo leggerà vedrà che l'affetto rimane. E il fatto che lui non ci sia più, non solo ci dispiace dal lato umano, ovviamente, io ho la vaga sensazione che prima o poi avrebbe fatto una telefonata, forse più a lui che a me, ma noi non abbiamo scritto tante cose, perché lui non si può più difendere, e lo abbiamo fatto per stima e per affetto. Ma quale ma secondo me neanche voi alla Zanzara sareste riusciti a immaginare una parabola così incredibile, incredibile. I parlamentari del primo partito di maggioranza sono praticamente dipendenti di un'associazione che devono pagare, e quando noi contestiamo sulle pagine di Repubblica, grazie ai nostri colleghi, che per decreto si fa la salva Casaleggio in maniera tale che questo troppo politico imprenditoriale diventa legge, Luigi, scusate, io lo chiamo così perché quando l'ho conosciuto per me era Luigi. Luigi, ovviamente non citando nemmeno Marco, ma questa fa parte della legge della motivazione, ignora chi ti attacca, dice non è vero niente. È l'estensore del decreto Salva Casaleggio, che noi abbiamo ribattezzato Salva Casaleggio, Borfelli, dice ma quella è una piattaforma su cui, per favore non ridete, in piena come si chiama, trasparenza, i cittadini, devo continuare, possono votare liberamente. Ragazzi, cioè, per molto meno cresce il naso. La trasparenza, un ciuffolo la trasparenza, è Davide Casaleggio gestisce una delle piattaforme più ridicole che si siano mai viste. Quindi quei 300 euro che Marco si è detto più di una volta in pubblico, è
detto: Davide, io ti conosco, che te ne fai di quei 300 euro? Vi racconto l'ultima cosa, poi lascio la parola a Marco e a Davide. Allora, questo ragazzo che non ha mai lavorato in vita sua dice di essere un tecnico. Adesso, fra qualche settimana, la storia ci darà ragione e confermerà quello che vi sto dicendo. Sei un tecnico, perché Davide Casaleggio ha incontrato poco tempo fa a Roma Steve Bannon? Io vi do un consiglio ai miei colleghi, o anche a chi vive a Roma e magari bazzica il centro. Quando vedete Davide Casaleggio, seguitelo, perché è un personaggio pubblico. Perché vorremmo sapere la sua agenda. È mio interesse di cittadino sapere questo ragazzo che ha in mano questo accrocco, che cosa fa, chi vede. Perché questa è la massima impostura, guardate, per 25 anni ci siamo rotti le scatole dal conflitto di interessi di Silvio Berlusconi, ma era chiaro. Questo è subdolo, perché siamo anche di principio. Adesso, il tecnico che dà una mano, per utilizzare la frase di Luigi Di Mani, il tecnico che dà una mano, Davide Casaleggio, vorrei che rispondesse a questa domanda, non fatta da me, fatta da qualche nostro collega. Perché ha incontrato Steve Bannon? Che cosa si sono detti? A che titolo lui incontra Steve Bannon? Perché questo poi è interessante. Ecco perché ho detto Luigi è il procuratore di Davide. Uno fa l'imprenditore e l'altro è il braccio consiglio. Scusate. Le ragioni le aveva spiegate poco tempo fa lo stesso Steve Bannon, che ha aperto un ufficio. Ma non ha mai detto che l'ha incontrato. No, non Casaleggio, dico le ragioni per cui Steve Bannon è interessato all'Europa, in particolare all'Italia, le ha spiegate lui stesso quando ha aperto il suo ufficio a Bruxelles, chiamato The Movement. Qui ha spiegato, io diciamo lo sto cercando di raccontare nel periodo che uscirà ad aprile, come vuole e perché vuole influenzare la campagna elettorale italiana in vista delle elezioni europee. E noi lo aspettiamo. E questo è il tema. Dopodiché, alle considerazioni che si facevano poco fa, c'è da aggiungere l'altra notizia del giorno, perché abbiamo parlato dei due poveretti che verranno cacciati ignominiosamente dal Movimento 5 Stelle per essere contrari sul diritto, perché è un buono, è una cosa ridicola. Ma c'è di più. Perché c'è stato ieri a Milano un importante convegno in cui si è affrontato il tema della blockchain. E a organizzare è stata proprio la Casaleggio Associati, che ha invitato una serie di aziende. E badate, nella manovra finanziaria varata dal governo giallo-verde, il ministro Di Maio ha stanziato 45 milioni di euro da spendere nei prossimi 3 anni proprio sul tema della blockchain. E giustamente la Repubblica oggi dice Casaleggio tra blockchain e conflitto di interessi, convegno del patron di Russo con le aziende interessate ai fondi stanziati dal suo governo. Ti dirò di più, evidentemente con i 300 euro che i parlamentari danno all'associazione Russo, Davide organizza per esempio, fra le tante cose, Russo Open Academy. Non si sa bene che cosa è, però insomma, deve essere una cosa interessante. Che ci sia questa commissione è nei fatti, perché se noi andiamo a vedere i video che loro pubblicano, per esempio ci sono addetti alla comunicazione presenti a quei meeting, che non c'entrano, che vengono pagati con, scusa, io non sono mai stato uno, i soldi della casta, non ce l'ho questa cosa, per me i crimini politici sono altri, però da chi mi fa il giochino della trasparenza un po' poi me la prendo. Ci sono addetti alla comunicazione o comunque dipendenti dei gruppi parlamentari Camera e Senato del Movimento, pagati con i soldi pubblici, che vanno in orari di lavoro o comunque nei weekend alle iniziative di una cosa che non c'entra niente con il Movimento. Ci sono le immagini. Perché? Perché evidentemente questa commissione fra carattere imprenditoriale e carattere politico è tutt'una. E non è sana, non è istituzionalmente e costituzionalmente sana. Scusami Davide. No, perché la questione appunto, avendo citato il caso del condono, avendo citato i 45 milioni di euro da spendere nei prossimi 3 anni, che Casaleggio ha già detto no, non li prendiamo noi,
io faccio solo il consulente per le aziende e spiego alle aziende come prenderle. Meraviglioso. E spiego alle aziende come prenderle. Ma la questione rimane ancora più profonda ed è secondo me la domanda che gli autori, pur dando una risposta, lasciano secondo me un po' aperta nel libro. E io questa domanda l'ho trovata quando voi giustamente citate il fondatore di Twitter, no? Per capire anche un po' qual è il futuro. Ci abbiamo capito che in fondo quella piattaforma lì e questo movimento nato sulla rete è uno dei movimenti più verticistici, più piramidali della storia politica italiana. Pensiamo all'assolutismo monarchico del re Sole, o potremmo dire, visto che siamo a Roma, il re Sola in questo caso. Ma e quindi di orizzontale non c'è assolutamente niente, perché è tutto pericolosamente e vertiginosamente verticale. Ma voi citate qui nel vostro testo le parole del fondatore di Twitter, che io vorrei brevissimamente rileggere, perché poi i libri si presentano facendoli dire. E allora voi giustamente dice il fondatore di Twitter: un tempo pensavo che se avessimo dato a tutti la possibilità di esprimersi liberamente e scambiarsi idee e informazioni, il mondo sarebbe diventato automaticamente un posto migliore. Mi sbagliavo. La rete premia gli estremi. Se vedi un incidente mentre stai guidando, ovviamente lo osservi e tutti intorno a te lo fanno. Internet interpreta un comportamento simile come il fatto che tutti vogliono vedere gli incidenti e fa in modo che gli vengano forniti. Uno strumento giusto, finito nelle mani sbagliate. Allora, verrebbe da dire e da capire, visto lo stato di salute della nostra democrazia, visto il fatto che ormai è passato il principio dell'uno vale uno e che l'esperto non conta un cazzo, perché sostanzialmente ti puoi curare con Wikipedia e quindi l'opinione di Red Romney è uguale a quella del professor Burioni. Io lo dico, lo credo, alcuni miei colleghi giornalisti li ho criticati, a me potete criticare il mio modo di fare il giornalista nei diversi contesti, la sette come la radio, sono due contesti diversi. Ma non troverete mai in mia trasmissione in cui io metto a confronto il professor Burioni, che è un virologo, con un signore che è molto simpatico perché ha fondato il Roxy Bar. Mai. Cioè è una cosa che non esiste al mondo. Cioè, e qui il problema non è l'uno vale, la truffa dell'uno vale uno, è esattamente questa cosa qui. Non è in discussione la libertà di opinione. Nessuno la mette in discussione, perché ognuno può dire quello che cazzo gli pare, basta che non commenta reati, non incita all'odio, e anche su questo ci sarebbe da dire. Ma in realtà la cosa che sta alla base di tutto questo è che ormai la democrazia è completamente stata falsata. Dal principio che l'opinione di Red Romney vale quanto quella dell'esperto. Umberto Eco lo spiegava, diciamo, magistrale. Oggi quella roba lì si è realizzata però perfettamente, quasi completamente. Allora ti chiedo, visto che io sono intanto a favore del progresso e della libertà sempre, ma vi chiedo, specialmente a te che come dire sei per me come il piccolo chimico, che io non capisco un cazzo di Twitter, queste robe qui, però sei quello che le manò, queste robe qui le conosce. Allora qual è il virus che si può iniettare, il virus positivo? Come si fa ad usare lo stesso strumento per iniettare nella società il vaccino? Perché secondo me ci stiamo ammalando tutti. È una ottima domanda che temo rimarrà ancora per un po' senza risposta, per il semplice motivo che questo, come giustamente ricordate, abbiamo citato il fondatore di Twitter, le conseguenze e la potenza di questi strumenti non l'hanno ancora capite neanche chi ha inventato questi strumenti. Quando si è cominciato a temere che il voto negli Stati Uniti fosse stato manipolato in parte da una potenza straniera, la reazione di Zuckerberg, che è il fondatore e il CEO di Facebook, è una cosa ridicola. Qualche giorno fa, a meno di due anni da quella dichiarazione, la sua opinione è mutata in: non siamo sicuri di essere pronti per le elezioni di midterm, cioè che si sono svolte la settimana scorsa. Quindi neanche chi gestisce queste piattaforme è in grado di aveva capito ed è in grado di trovare adesso una soluzione. La mia personale contromisura è quella di cercare di autolimitarmi nel modo di esprimermi e cercare di pensare 10 volte prima di scrivere qualcosa.
ma è chiaro che è un palliativo in questo momento. Secondo me dovrebbe essere un movimento culturale, oserei dire. David Puente, per esempio, insieme ad altri suoi colleghi di The Bunker, la scorsa legislatura aveva stilato un documento ispirato dal lavoro chiesto dal lavoro del presidente Boldrini, in cui si diceva tutte le istituzioni devono essere coinvolte, dalla scuola alle istituzioni culturali. È un lavoro che va fatto tutti insieme, perché non esiste l'idea una per risolvere questo problema. È uno strumento che ci è sfuggito di mano ed è il motivo per cui, spezzando una lancia nei confronti giornalisti che, come nel 2007 non avevano capito quello che stava succedendo a Bologna, perché a Bologna non c'era più un giornalista, o quasi, perché alcuni c'erano, ma noi convocavamo una conferenza stampa pochi giorni prima e non si presentò nessuno, sapete, la conferenza stampa aveva avuto annullarla. Adesso non ci sono gli strumenti non ci sono gli strumenti culturali per capire quello che è successo, come non ci sono gli strumenti culturali per capire il conflitto di interessi di Daniele Casaletti. E quello di Berlusconi era, diceva Nicola Palese, era il proprietario di Mediaset che dominava l'informazione e diventava presidente del Consiglio dominando il servizio pubblico. Chiaro che è un conflitto di interessi, vai a governare il tuo concorrente, è l'unico tuo concorrente diretto, è evidente. Il conflitto di interessi in questa legge è molto più complesso, perché è più complesso è lo scenario, più complesso è il modo di funzionare della rete rispetto a uno strumento come la televisione, come la radio, che è un multi, si dice tecnicamente, no? Cioè un broadcast. La rete è molto più complessa. Ma qual è il conflitto di interessi? Il conflitto di interessi è questo: ma un'azienda che va da Casaleggio a chiedere una consulenza lo fa perché è il più bravo nel suo mestiere o perché magari può metterti in contatto col ministro, col sottosegretario competente? Questa è la domanda. Seconda domanda: ma qualcuno del Movimento 5 Stelle, se volesse, potrebbe dire qualcosa di brutto su Casaleggio Associati? Si può parlare male di Casaleggio nel Movimento 5 Stelle? Non si può. Perché non si può? Perché Davide Casaleggio, attraverso la piattaforma Rousseau, fa credere, di nuovo basta che lo credano, di poter governare il Movimento 5 Stelle. In realtà la piattaforma Rousseau è una ciofeca, come ha detto Nicola in televisione proprio da David, ma quello strumento assolve al compito di dare uno spazio di partecipazione, di dare l'impressione di uno spazio di partecipazione agli attivisti, più che parlamentari, che ormai credo che siamo a mercoledì 14 novembre, abbiamo capito un po' come funziona. Uno spazio di partecipazione. È possibile che dal movimento nessuno si faccia la domanda: ma come gestisce Davide Casaleggio i soldi che noi versiamo a Rousseau? Che cosa diavolo è la Rousseau Open Academy che viene fatta con i nostri soldi? Io sto dicendo a Davide, appena avrete un parlamentare. Quando vengono, vuol dire perché non sempre vengono. Cioè, fatti la domanda, ma tu lo sai come vengono spesi i soldi che la terra? Sono 9 milioni di euro di legislatura che Davide Casaleggio attraverso Rousseau raccoglie dai parlamentari e dagli attivisti. Allora, io e Nicola la scorsa settimana abbiamo scritto un articolo sul nostro blog dicendo: guardate che nascosta nella legge anticorruzione di buona fede c'è la salva Casaleggio. Cos'è la salva Casaleggio? La salva Casaleggio è una serie di norme molto semplici, alcune anche condivisibili, che vanno a fotografare, come la legge Polaroid del 90, la legge Mammì, il modo in cui viene gestito il movimento. Risolve Casaleggio quattro problemi. Il primo è la natura dell'associazione Rousseau, che viene paragonata, viene parificata alle fondazioni politiche. Il secondo è il fatto che viene abbassata la soglia a 500 euro, da 5.000 che era, oltre la quale le fondazioni devono dichiarare le anagrafiche dei donatori per le campagne elettorali e iniziative politiche. Ma questa legge, di fatto, questa norma semplicemente mette fuori i mercati concorrenti, perché già tutte le donazioni
di uso sono sotto i 500 euro, e quindi Casaleggio sarà l'unico a sapere chi diavolo finanzia l'associazione Rousseau e il Movimento 5 Stelle. Per esempio, nella lista di donatori delle iniziali, perché l'ora pubblicata, ci sono svariate righe con scritto L.P. Ma se questo è Luca Parnasi, chi lo sa? Lo sa Casaleggio e basta. Luca Parnasi è quello che insieme a Luca Lanzalone cercava di amministrare le nomine, amministrare, adesso sono invitati nella vicenda dello Stato. Se quelle LP e Luca Parnasi, l'unico che lo saprà mai è Casaleggio, i parlamentari non lo sapranno. E danno loro, e non sono le conseguenze, perché i parlamentari ancora rappresentano la Repubblica insieme ai cittadini, gli elettori. Terzo problema che viene risolto a Casaleggio, comma Rousseau. Ogni partito può essere associato a una e una sola fondazione o associazione che si occupa di queste cose. Cosa vuol dire? Vuol dire che da un lato metti fuori il mercato di nuovo i concorrenti che magari di fondazioni ne hanno più di una, cioè quella di Davera, di Lalema, quella di Renzi, quella di Pippo, quella di Bruto, qua c'è solo un so, da statuto del movimento e per legge, e quindi se qualcuno del movimento dice ma non è che magari i fondi ce li raccogliamo per i cavoli nostri invece di raccogliere un so, no, non si può, lo dice la legge. Quarto punto, comma Casaleggio, l'apoteosi, i direttivi di queste fondazioni e associazioni devono essere separati dai direttivi dei partiti, cioè chi fa parte del direttivo del partito non può far parte del direttivo dell'associazione. Quindi Casaleggio si gestisce i soldi come cavolo gli pare, senza che nessuno del partito possa metterci dentro. Questo è il conflitto di interessi. Io proverò a raccontarvi una storia. E questo è l'intro. Smettetela di prendermela con Virginia Raggi. Bravo. Proprio smettetela. Qui vige il sistema Casaleggio e vige dal novembre 2015. Questo libro non è mai stato creato. Mai. E c'è un motivo. Perché io e Marco sappiamo fare il nostro mestiere. Perché abbiamo avuto fonti straordinarie. Vedo qui un caro amico e collega. Di Carmelo Lovato, a cui abbiamo dovuto, per senso civico, prima che giornalistico, rivelare qual è stata una delle nostre fonti più alte per raccontare la scalata di Luigi Di Maio e di Davide Casaleggio a questo accrocco politico imprenditoriale. Ed è stata Laura Castelli, attuale sottosegretario all'economia. Vice ministro. E l'abbiamo dovuto fare. Carmelo Lovato ha chiesto tre volte in quella lunga telefonata. Tu sei sicuro di averlo rivelare? Sì, perché fra essere un buon giornalista che deve tutelare le sue fonti ed essere un cittadino che chiede rispetto della parola data, per una volta ho deciso di essere più cittadino che giornalista. Quella roba andava rivelata. Quindi quando, per fortuna da me non arrivano, da Marco un po' di più, arrivano questi sciocchi che ti dicono ma sono tutte sciocchezze, e un paio di volte ho risposto, vai, glielo chiedere al tuo parlamentare Laura Castelli se sono sciocchezze. Noi non siamo mai stati querelati su un punto. Fugge Roberto Casaleggio nel novembre 2015 a chiamare Virginia Raggi e dirle testualmente: Virginia, te la senti di fare il sindaco? Andò così, altro che democrazia diretta. Da lì nasce il sistema Casaleggio. Dopodiché, dentro la partita di Virginia Raggi, con tutto quello che è successo, entra il sistema Casaleggio e ben prima di Lanzalone entra con l'assessore al turismo Adriano Meloni, che aveva un conflitto di interessi finché è stato assessore al turismo gigantesco, e che la benedetta opposizione di destra e di sinistra, sopra, sotto, di quest'aula benedetta del Campidoglio, non si va neanche a leggere i curriculum e i 740 degli assessori, che però vanno pubblicati. Ma se uno li pubblica, poi come dire che ci deve essere uno scemo che si rilegge? L'assessore Meloni, finché è stato, credo, a D di Expedia, uno dei giganti del turismo online, è stato uno dei principali finanziatori del rapporto su l'unico finanziatore. Marco lo sa bene perché c'era, del rapporto fatto dalla Casaleggio Associati sul commercio online. Quando il signor Adriano Meloni va via da Expedia, Expedia smetterà di finanziare Casaleggio Associati, e quel record. Beh, arriva qui Meloni e
dichiara di avere il 50% di un'azienda che si occupa di turismo online. Qui c'è il mio ex caposervizio che ho fatto penale, lui sa bene quanto io mi vado a leggere le carte, perché è il mio dovere di giornalista leggere le carte. Mi sono andato a vedere la misura societaria. Bene, questa società di Adriano Meloni con la moglie al 50% era partner con Opodo e Booking, gli stessi Opodo e Booking che si sono seduti con l'assessore, il suo socio, qui. Ma incredibile, questo è il sistema Casaleggio. Adriano Meloni, persona professionalmente inattaccabile, l'ha voluto Davide Casaleggio qui. Credo che Virginia Raggi non sapesse neanche chi è, chi fosse, scusate. La seconda cosa, Lanzalone, chi ce lo manda qui? Ha ragione il sindaco, gli direi, io non l'avevo mai visto prima. Cioè, ma voi vi immaginate se Matteo Renzi avesse mandato il suo Lanzalone che poi viene pescato con le mani alla marmellata? Sarebbe successo altro che monetine a Craxi. Io vi faccio notare una cosa, c'è un articolo del codice penale che disciplina il traffico di influenze illecite. E quando qualcuno in combutta con qualcun altro, un pubblico ufficiale in combutta con un privato cittadino di potere, si scambiano di nome. Io vi vorrei ricordare che c'è ancora un'inchiesta in corso, per esempio, e vi vorrei ricordare che è stato detto che Lanzalone fu premiato. Io mi auguro che non ci sia che non venga applicata alla Procura di Roma in tutta questa storia di premiazioni, ricompense, ma è bravo, non lo sostiamo qui. Ma io vi faccio notare una cosa, se andate a vedere quando partono le intercettazioni per i membri dello studio Lanzarote, di mail e telefonate, vi verranno i brividi, perché quello era il momento in cui si stava formando il governo. Ed era il momento in cui Lanzalone si vantava di avere un ruolo dentro quel governo e di togliere castagne dal fuoco dell'attuale vicepresidente e dell'attuale ministro di giustizia. In quelle carte giudiziarie c'è un mondo e c'è purtroppo, va detto, il sistema Casaleggio, perché senza Davide qui Lanzalone sarebbe mai venuto. Ecco perché alla fine, oltre che per il rispetto come donna e come essere umano, ma anche come amministratore, alla fine è il sistema Casaleggio che ha governato. Non è stato né il Movimento 5 Stelle, né Virginia Raggi, né Daniele Frongi. Finisco con dire una cosa, e non è una questione di diplomazia. Io ho conosciuto Marcello De Vito non l'ho conosciuto bene, ci siamo visti qualche volta quando lavoravo con lui. E mi ricordo che era un ragazzo molto per bene, educato. Ed è stato bello sapere che lui ha firmato la possibilità di venire a presentare questo libro. Io penso che se il movimento, o ormai il partito di Davide Luigi, avesse persone così intelligenti e che rispettano il loro ruolo, che poi l'hanno rispettato, hanno detto bene, questo libro ci critica, va bene uguale, forse qualche speranza si può avere, invece non è così, ovviamente non è così, per cui io sono felicissimo che lui abbia fatto questa scelta, ma la onoro fino in fondo, perché è stato veramente un uomo e un amministratore pubblico con la schiena dritta, non ci metterà niente a non firmare. Grazie. Io l'ultima domanda però la prendo dalla cronaca, anzi la prendo da De Falco. Grillo, sali a bordo, cazzo. Cioè, voglio dire, il comandante Grillo, che è stato un po' il comandante di questa nave nominato, alla fine che fine ha fatto? Te lo chiedo, nel giorno in cui De Falco viene cacciato e defenestrato dal movimento. Che fine ha fatto? Il scrittino. Adesso sentite, inizia il scrittino, guardate, Grillo sta facendo quello che ha sempre fatto, questo è l'inganno. Grillo sta facendo quello che ha sempre fatto, nulla.
perché dietro il posto tu me la stai dicendo che fa tutto l'idiota sostanzialmente. Sì, questo è, nel senso che chiedo scusa per la parola utile. Utile, non vorrei offendere il io credo che io anche mi tengo un ricordo affettuoso, perché quella fase della mia vita, io giovane, era il mio primo lavoro, mi ha permesso di fare incontri che mai avrei desiderato, quindi, però la verità, ripeto, che prima di tutto ho dovuto ammettere a me stesso con questo libro, è che Grillo non ha mai preso veramente una decisione. Non ha mai preso una decisione, non ha mai detto sì o no, facciamo gli dei. Non ha mai detto sì o no, candidiamoci alle politiche, non ha mai detto sì o no, candidiamo Luigi De Magistris e Sonia Alfano alle europee con l'Italia dei Valori. Erano tutte decisioni che Gianroberto sottoponeva a Grillo, e che Grillo, come fa sempre, chi ha avuto a che fare con Beppe lo sa perché questo suo atteggiamento ha sempre creato problemi, diceva sì, vabbè, facciamo. Perché per lui questo è stato un giochino della pensione, se si è divertito, girava per i palazzi, girava per facendo gli spettacoli, incontrava gente, gli ha riportato l'adrenalina di un tempo, però qui sta facendo quello che ha sempre fatto, né più né meno. L'unica volta che ha detto di no è stato quando il sistema Casaleggio voleva mettere le mani sui soldi dei rimborsi del secondo video, rimborsi referendari che sarebbero arrivati qualora avessimo avuto successo con quell'iniziativa. Organizziamo una raccolta firme per proporre tre referendum, se il referendum fosse passato con il quorum, avremmo il comitato promotore avrebbe ricevuto i rimborsi referendari. Grillo, Casaleggio mi manda a Roma a far firmare al comitato promotore, perché noi non ce ne eravamo accorti dell'esistenza di questi rimborsi, perché mai avevamo avuto esperienza referendaria, nessuno di noi in ufficio, mi manda a far firmare a tutti i componenti del comitato promotore una delega in bianco sulla gestione di questi soldi. Delega che diceva: Grillo gestisce questi soldi, Grillo o chi per lui o suo delegato gestisce questi soldi, punto. Questa era la delega in bianco. Alcuni firmano, alcuni non firmano, scatta una discussione molto accesa, la povera Serenetta viene raggiunta al telefono perché lei era con Grillo al tribunale per contestare una lista civetta, Grillo arriva nell'albergo dove eravamo e cade dal pero, perché non sapeva nulla di questa cosa. Casaleggio non gli aveva detto che io ero a Roma per far firmare questa delega. Si chiude in camera sua al telefono di Casaleggio, dal corridoio si sentono urla per la prima volta da che lo conoscevo, e la politica scende nella hall e dice: no, non c'è mai niente, quel foglio io lo straccio, mettendone durante la scrittura di questo libro, evidentemente, perché c'erano le firme di chi aveva detto, alcuni sono parlamentari, altri consiglieri regionali in Lazio, e altri europarlamentari. Tutte quelle persone che avevano firmato poi hanno fatto carriera nel movimento, chi non aveva firmato non ha fatto carriera, e quelli che avevano firmato se lo ricordavano e hanno denunciato evidentemente quelli che non avevano firmato. Questo era il sistema Casaleggio, un po' ingenuo da parte sua, perché in realtà Gianroberto non voleva soldi per arricchirsi, non era quel tipo di persona, non, veramente lo posso testimoniare, non gli entregavo niente di soldi anche il padre, altro discorso il figlio, ma il padre non gli fregava niente. Qual era il problema? Il problema è che lui era convinto, e questo me lo disse quando tornai in ufficio il giorno dopo, ma perché erano firmato? Volevano gestire i loro soldi, volevano gestire i loro soldi, volevano i soldi per loro. Gianroberto, no, sono 3 anni che li massacriamo le palle con la trasparenza, vogliono sapere chi cazzo gestisce questi soldi, come, punto. Questa cosa qui non ha capito, lui era convinto che dietro il blocco, e questo era il campo di distorsione della realtà che aveva anche Steve Jobs, per esempio, lui era convinto che dietro i commenti
al blocco ci fossero ragazzini incazzati, trentenni, no, c'erano professionisti, c'erano dentisti, io sono parlamentari, c'erano avvocati che adesso sono consiglieri regionali, c'erano professionisti che giustamente rivendicavano il loro diritto di essere persone con un cervello pensante. E c'è Roberto Pecco. Io non sto parlando, cioè in Italia non erano ragazzini, questo non avremo tempo, però questo è l'errore interpretativo anche del giornalismo italiano, che c'è stato in quel momento, ve lo garantisco, c'è stato, perché quando si dirigeva Casaleggio, a parte quando si sono accorti di Casaleggio troppo tardi, ma bastava guardare i credits in fondo al blocco di Grillo, ma poi non avevano proprio capito, cioè spingevano la macchina di Grillo come 50-60 persone erano in quattro. Io, me stesso, Marco e Canestrato. Questo era il blocco di Grillo. E non si era capito. Finisco dicendo due cose. La prima è, tornando al discorso delle contromisure, no? Sì, per questo che finisco. Le contromisure. Roberto Burioni è una persona divisiva, perché fa incazzare, perché ha un modo di fare molto deciso, secondo me giustamente. Perché giustamente? Perché lui ha un titolo e parla di quello che sa. Okay? Poi lo fa, qualcuno sta antipatico, ma chi se ne frega. Però un minuto che le persone passano ad ascoltare quello che dice e scrive Burioni è un minuto soltanto ai cialtroni tipo Davide Casaleggio, che pubblicano sul loro sito lafucina.it gli articoli di Vitella. Ok? Che le persone spendono a leggere Burioni, un minuto sottratto a Vitella, è un minuto sottratto alle cure contro il cancro con il bicarbonato e il limone, ok? È un minuto sottratto alle puttanate sui vaccini e l'autismo. La contromisura è che, come dicevo, ci vuole il movimento culturale e ciascun professionista deve imitare, ad esempio, non fare la stessa cosa, perché magari poi ognuno ha il suo carattere, però serve che i professionisti si mettano a scrivere no, questo è vero, questo è falso, per questo motivo. È faticoso, ci vuole tempo, bisogna investire parte del proprio tempo, ma probabilmente attiene al fatto che anche il lavoro del professionista, ciascuno nel proprio campo, è cambiato. Non basta più fare il proprio lavoro, va anche spiegato. Perché adesso bisogna combattere contro qualcuno che ti dice che i vaccini causano l'autismo, e quindi bisogna spiegare perché non è vero. Questa è la contromisura. Il sistema Casaleggio è Davide, per chiudere, che col cadavere del padre ancora caldo trasferisce il suo dipendente della sua azienda, che perde centinaia di migliaia di euro, e lo fa assumere dall'associazione Russo, finanziata dalle donazioni sul blog di Grillo, tirando via 50-60 mila euro di costi dalla sua azienda, spostandoli sull'associazione Russo. Pietro Lettori adesso è il braccio destro di Di Maio, vuol dire tirare via la metà della perdita in quel momento di Casaleggio Associati, perché perdeva 120 mila euro. Immagino che lo stipendio di Lettori fosse intorno a 50-60 mila lordi, grosso modo, visto il tipo di professione. La stessa cosa fa con Filippo Pittarello, mio ex collega, qui voglio bene, che non mi parla più da quando ho pubblicato l'intervista, neanche il tipo, da quando ho fatto un'intervista non mi parla più, ok? Che viene preso da Casaleggio Associati e mandato a fare il capo della comunicazione a Bruxelles. Da quel videomaker che adesso è al gruppo di comunicazione della Camera e due minuti fa lavorava in Casaleggio Associati. Questo è il sistema Casaleggio. Grazie, io direi, siccome magari ci sono delle domande, se volete, loro sono disponibili a essere rantellati dalle vostre domande. Io vi ringrazio, mi scuso se dovete mandare, ma vi dico che se abbiamo parlato di questa, come dire, moderna peste che ci sta, come dire, contagiando un po' tutti, un piccolo inizio di vaccino è esattamente questa cosa qui. E quindi questo è un inizio di vaccino, ma la terapia non vi bella, ma quella seria è lunga. Grazie.
funzionato questo. Siate buoni, democratici. No, non siate buoni. Posso fare una domanda prima che va via? No, no, non ero il primo, ma prima che va via Davide Parenzo, perché volevo. Allora, spento. Veloce, veloce, perché erano semmeno un quarto che fanno via. Una domanda molto rapida, Gianni Colacione per Liberi TV. Beh, un po' per tutti quanti, però mi interessava anche la tua opinione. Allora, questi codici etici, l'etica purtroppo viene utilizzata un termine che purtroppo ha fatto una brutta fine collegata a questi. Ma non è spento. Funziona? Sono codici etici? Se, se sono qualcosa appunto di ridicolo, lo sono sempre o non lo sono mai. I 350 o 250 mila euro nessuno li ha mai pagati in dare nei 5 Stelle, ma io credo che voi siete d'accordo con me che se la Raggi fosse stata condannata, non certo in virtù di questa condanna per falso, si sarebbe dovuta dimettere per rispettare un codice etico che pare che prescriva questo. E purtroppo questi codici etici, tra virgolette etici, fanno presa evidentemente anche in ambienti insospettabili. Ecco, è questa qua. Come per esempio la magistratura, perché questo codice etico è stato inserito anche nella requisitoria. È stato detto, ha mentito perché altrimenti si sarebbe dovuta dimettere in virtù di questo codice. Quindi in qualche modo è stato consacrato. Ecco, su questo lo sapete la vostra opinione. In 30 secondi io vi dico che per cultura politica e giornalistica non ho mai considerato le sentenze della magistratura come un elemento determinante per una carriera politica. Anzi, voglio dire, nel caso della Raggi, io penso che le colpe della Raggi, e lo dico qui in questa sala meravigliosa, ma rimangono non sotto gli occhi di tutti, ma sotto i piedi di tutti, perché stavo per cadere su una buca. Quindi voglio dire, essendo alto, non molto, io ci casco dentro proprio le buche di Roma. Quindi il problema non è giudiziario, ma è politico. Quella sentenza non è una sentenza politica, è una sentenza appunto per la magistratura. È anche politica, però. È una sentenza. È anche politica, perché sicuramente hanno subito l'influsso. Come avete capito, però in uno stato di diritto le sentenze si possono commentare, ma si devono, anzi si possono, si devono commentare, se le può discutere, ma se le parla. Nel merito, però, Virginia Raggi oggi è plenipotenziaria, il suo problema non è sicuramente la sentenza. Certo, la sentenza le avrebbe creato un imbarazzo in virtù del codice etico, ma lei, se non ricordo male, non si potrà comunque ricandidare perché i due mandati li ha già fatti, e quindi lei, come l'ottimo Di Maio che andrà finalmente a fare una scuola di congiuntivi, non potrà più ricandidarsi. Scusate. Grazie Davide. Grazie Davide. Vi chiedo, visto che siamo in tanti e tutti vogliono fare domande, sia la stampa che i cittadini, di essere concisi. Io spero che ci sia sia attivisti che pensano che quello che è stato detto oggi è una stupidaggine e qualcuno che magari può sostenere ancora di più ciò che è stato detto. Prego, so che c'è una domanda, quella parte. Ma sulla grande di La Paglia si è penalizzato o no Russo? Come è andata a finire quella storia? Quella storia intanto non è ancora finita, perché stiamo aspettando l'ultima giudicherà. Ma per farla breve, cosa è successo? Nell'estate del 2017, per la prima volta Russo viene violato, non per la prima volta, viene reso pubblico la violazione da un esperto di sicurezza informatica anonimo, in un collettivo anonimo, che entra nel database di Russo, sottrae alcuni dati personali, alcuni anche miei, e li pubblica in rete dimostrandosi la piattaforma vulnerabile. Si apre una procedura a garanzia della privacy. La procedura si conclude in parte perché viene combinata una multa per alcune disposizioni che non vengono adempiute da Grillo e da Casaleggio Associati e da Russo. In realtà è ancora aperta perché il grande impone determinate contromisure per mettere al sicuro questa piattaforma. Non sappiamo se queste contromisure, o meglio, conosciamo le dichiarazioni di Russo che dice sì, le abbiamo implementate tutte, stiamo aspettando che il garante confermi questa cosa dopo che ha concesso una proroga a Davide Casaleggio, presidente di Russo, per dimostrare di aver preso queste contromisure.
spoiler, queste contromisure non servono a un cavolo di nulla, perché il problema di Rousseau di sicurezza è talmente grave che non sarà possibile evitare che questi episodi si ripetano in futuro. Lo dico perché sono un tecnico del mestiere e quindi parlo con condizioni di caos. Ti posso aggiungere, non da tecnico, ma insomma, forse a che fare con Marco qualcosa l'ho dovuto imparare. E immaginate un'azienda che non ha accanto, che non gestisce il primo partito in Italia. Io ho fatto questa domanda, consiglio a tutti quelli che gli piacciono questi temi di chiederlo a un bravo tecnico. La risposta è: gliel'avrebbe chiuso. Rousseau è stato chiuso perché sono al governo, perché il sistema di casaleggio è al governo, perché se no glielo chiudevo. Aspetta però, scusa Marco, vorrei chiudere. Sì, le carte di quel provvedimento, di quel procedimento del garante sono importanti, non tanto, cioè, non solo per la vicenda in sé, ma perché dimostrano la confusione di interessi, perché il garante non sa a chi parlare e quindi contatta Casaleggio Sociali, risponde Davide Casaleggio, ma dice che risponde in qualità di presidente di Rousseau, il garante gli chiede delle carte e quelle carte al garante arrivano tramite la tecnica Casaleggio Sociali. Quindi questo è il grado di confusione che regna nelle menti di quelle persone. Prego. Basta che lo credano. Basta che lo credano. Quindi può essere stato anche una probabilmente sì. Poi è evidente che il movimento è la sua comunicazione. Io stesso, quando sono stato lì dentro, questo l'ho capito, per quanto io avevo anche un ruolo politico, non interno ma esterno. Io, per esempio, quando me l'hanno chiesto, di non capire neanche il meccanismo. Io, per esempio, non ho mai buttato fuori nessuno, A perché non avevo il potere e B perché non me ne frega niente. Però la comunicazione costringe, per esempio, i parlamentari a comportarsi in un certo modo. Costringe i colleghi a comportarsi in un certo modo, i colleghi, i giornalisti. Chi ha voglia di leggerlo, era tutto già scritto nel 2011 in un libro che Gian Roberto scrisse per Chiare Lettere, Siamo in guerra. Io lo voglio dire senza polemica a nessuno, insomma. Ma noi da circa 10 giorni vediamo il giornale, uno dei giornali più importanti del paese, Repubblica, che prima parla di Casalino, del video di 14 anni fa, e poi parla di quest'ultima storia di gossip di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Questo vuol dire che la comunicazione del movimento, o quello che è, funziona, perché impatta delle cose proprio di sentiment e di stomaco e di cuore, per cui gli altri rispondono. Se un giornale così importante come Repubblica non fosse altro che storicamente importante in questo paese, è da 10 giorni che risponde a qualcosa del genere. Questo capisci bene che significa che quando poi fanno il casting, il tuo cervello va a finire lì, il tuo cuore va a finire lì. Quindi che siano vere o false è un altro paio di maniche, che le selezioni siano state fatte così, secondo me importa poco. Importa fin dove ti spinge la tua professionalità. Come si contrasta il Movimento 5 Stelle? Cioè,
Io per il Movimento 5 Stelle come il contrario della laicità, una religione. Non so se voi lo avete considerato all'interno del libro questo mandato di Dio, cioè non c'è un approfondimento, non c'è contraddittorio e via dicendo. Io un'idea ce l'ho e ve lo chiedo. Prima si è parlato di Turioni che c'è una tesi, c'è chi ha una tesi scientifica e chi c'è una tesi antiscientifica, chi parla di scienze e chi è uno scienziato, che dice, ma però la cosa sono partiti scagni. C'è una parte degli italiani, una parte della popolazione che crede a quella cosa e un'altra parte che crede esattamente a quell'altra cosa. Non c'è però nessun punto di interconnessione. Allora, io che non guardo mai la televisione, ma guardo quasi mai, sento qualche volta, mi ho notato le poche volte che c'è un dibattito, non c'è nemmeno il dibattito, c'è un'intervista prima a questo e a quello che viene dicendo, ma se non mettiamo a confronto, non nel contraddittorio, quindi nel confronto vero e proprio, una tesi con l'altra, secondo me non riusciamo fuori. Allora, un momento di contrasto, diciamo, di una ideologia, poi può essere anche considerata religiosa o no, io non lo so, è il confronto, perché il confronto è l'approfondimento della persona che è stata poi decide, ma nella stampa, questo è il problema della stampa, principalmente. Deve reimparare a fare i contraddittori ed è in quel momento, siccome il consenso passa quasi esclusivamente attraverso i media, no? E nel momento in cui c'è il contraddittorio, evidentemente poi la gente si forma un suo giudizio e una sua opinione, cosa che non c'è più purtroppo. Guarda, ti posso dire solo questo, ho dovuto aprire per la prima volta un profilo social su Twitter quando un mese e mezzo fa Rocco, il mio ex collega, ha detto: io sto pensando di querelare Nicola Biondo, perché in un'intervista avevo detto esiste il codice Rocco ed esiste così forte che ne abbiamo avuto contezza sulla nostra pelle io e Marco, che un paio di occasioni siamo stati invitati in trasmissioni molto importanti sulla Rai e all'ultimo momento ci hanno detto scusate ragazzi, non è possibile. Lui dice che non esiste e io gli ho scritto una bella lettera aperta. Caro Rocco, però fallo, perché se per me se non lo fai, dalle mie parti si chiama qua, qua, qua. E soprattutto una persona che ha certe responsabilità come te non può aprire la bocca e minacciare un proprio cittadino di Corea. Dico, come ha sbagliato, proprio ha sbagliato persona minacciare. Questo per dirti però che il problema, io per esempio mi sono preso un sacco di cazziatoni a Gianroberto perché io la gente non andare in TV, è comodo, no? Il primo che manda in TV è Roberto Fico all'Annunziata nel giugno del 2013, quando vigeva, voi lo ricorderete, un divieto assoluto, ma pure di parlare con gli altri, ma era tutto, io prendo Roberto e lo porto lì, è punto. Ma parlare da solo, però il punto è questo, Rocco Casadino non fa male a fare quello. Il punto è che ci sono dipendenti Rai che glielo permettono. Che glielo permettono. E poi fanno un punto. Quindi la discussione è chiusa qui. È chiusa qui. Però ti posso dire una cosa, che io sulla mia pelle ho visto quanto la politica accetti il giornalismo. A me per esempio hanno assunto la colpa di aver fatto liste di proscrizione sui giornalisti e hanno pubblicato il documento, che è una mail che io mandai ai miei interessati. Non ricordo? Se hai ricevuto anche quella mail, avrei visto che in quel documento come comportarsi con i giornalisti non c'era un nome. Uno, perché quella lista non esisteva. Io sono stato massacrato. Nessun giornalista ha mai alzato il telefono e dire ma è vero, nessuno. Questo è successo, per cui alla fine il giorno, come disse una volta, non mi ricordo quale direttore, io alla fine rimango direttore, il politico passa, ed è vero, però a un certo punto si deve mettere una sintesi, un punto a questa discussione. Perché anche il fatto che tutti i giornali aprano rispondendo a quel cialtrone di Alessandro Di Battista non si può vedere, è assurdo, basta, non si risponde,
è così che si fa. Marco, che ha visto la comunicazione del movimento nascere, ti dirà la stessa cosa: non si risponde, punto. E in questo l'errore della comunicazione mainstream è gravissimo. C'è chi fa l'errore, c'è chi invece fa come hanno sempre fatto molti famosi giornalisti, si inchina al potere nascente, poi ce ne sarà un altro, poi un altro, poi un altro, poi un altro. Pazienza, troppo tempo. Spero di averti risposto anche se non mi... Vorrei dire solo un paio di cose, perché purtroppo abbiamo pochissimo tempo, dobbiamo proprio chiudere. Però restando comunque nell'ambito della comunicazione, senza parlare del nostro giornale online, chiamo giornale ma non siamo giornalisti, non sono una giornalista, non è una testata accreditata, però fa informazione e comunicazione, quindi penso che mi posso definire tale. Nel 2014 era in piazza insieme a Serena Altomonti e professor Martelli e molti altri, con noi c'erano i consiglieri eletti del Movimento 5 Stelle. Io intervistai tutti e quattro i consiglieri quando non parlavano con nessuno, erano all'opposizione, quindi posso dire come parlavano, e questa era una cosa che ci faceva molto piacere, anche perché mi ricordo le giornate, le nottate passate tra questa sala, quella sopra, la piazza, l'acqua e tutto quanto. Quindi anche per ricordare nuovamente Marcello, che è quello che ha fatto questo. Chi è stato alla Camera quando ci stavo io in perfullatore lo saprà bene. Poi non è vero che non parlavo. Non è vero. Perché il piacere del gossip di molti parlamentari, almeno alla Camera, di dire, di rivelare momenti interni della vita del gruppo parlamentare, anche molto delicati, avveniva in comune. Avvenire come? Sempre per la stessa immagine che poco fa dissi, questi gli hanno messo un abito parlamentare quando gli ricavano. Per cui davanti alle telecamere direttavano degli omoni, no? Importanti. Questo è stato. Anche questo è avvenuto. E questo per me è miserabile, perché se qualcuno ha da dire da rappresentante del popolo, vecchia scuola, qualcosa un giornalista la deve dire mettendoci la faccia, mentre io ti posso assicurare che tutti i parlamentari del movimento parlavano, a partire da Virginia, in maniera coperta con i giornalisti, ed era una cosa che non li facevano. E tu sai che un giornalista la perdeva la dichiarazione, l'intervista coperta, la confidenza e tutto il resto. Però ecco, questo fu uno dei motivi per cui alla fine non mi piacque quel rapporto lì, perché era malato. Poi non è questione di essere sette, il movimento ha dei comportamenti da setta. Sì, ha dei comportamenti da setta, ma è evidente che non è una setta. È un'altra cosa. È proprio un'altra cosa. Un'azienda. È un'azienda partito. Prima c'è il partito azienda, forse è un'azienda partito. Io credo che se avessimo la possibilità di fare domande fino alle 8 di questa sera le faremo. Abbiamo 5 minuti prima che ci sia. Abbiamo 5 minuti, però vorrei anche piuttosto vorrei fare una domanda io a loro due, perché siete tutti bravi, no? Tutti fate le domande giuste. Mi piacerebbe chiedervi. Sì. Avete scritto, cioè per me l'onore, quando uno scrive, quando uno racconta, ha già fatto il 90% di quello che doveva fare, no? Perché ce ne sono moltissimi che stanno dietro le guardie e dicono, no, sono sempre cattivi, però stanno zitti, si pigliano il tesserino e se la vogliono. E voi invece l'avete messa lì, non avete avuto paura delle conseguenze, anche perché penso che le conseguenze neanche sono. Eravate disposizione. E adesso sia Marco che Nicola. Adesso cosa farete, cosa farà Supernova? Oltre a parlare, oltre a raccontare. A me questa cosa della paura fa sempre sorridere, nel senso che ti devo avere paura. Cioè, io ho una paura se racconto una cosa che non è vera. Noi abbiamo scritto tutte cose vere, documentate, vissute in prima persona, quindi paura no.
quello che faremo adesso per il quale continuiamo a raccontare quello che sappiamo. Siamo stati criticati spesso perché non è successo che lo faccio io, perché abbiamo ancora degli ex, c'avete un movimento, eccetera, eccetera. Pensate a come volete, ma ci sono due fatti inequivocabili. Il primo è che noi eravamo lì, e quindi quello che raccontiamo l'abbiamo visto e lo possiamo documentare. Il secondo è che possiamo fornire chiavi di lettura che soltanto noi abbiamo per quello che siamo stati, per il lavoro che abbiamo svolto. Queste chiavi di lettura noi le offriamo a chi le vuole. Se volete prenderle, prendetele, se non le volete prendere, non prendetele, a me non cambia la vita. Io faccio un altro lavoro, qui c'è un orto bellissimo davanti a stamare, quindi non ci cambia la vita. Ci piace raccontare questa storia perché riteniamo che sia una storia che vada raccontata, e ci piace farlo perché è tutto sommato una bella storia. Quindi questo è. Ce la facciamo a fare quelle domande che c'erano, mi dispiace che posso? Sì, ce la vorrei essere più veloce possibile, sono tante le domande che suscita Supernova, io l'ho letto e ve ne ringrazio. Però per me è molto importante trasformarsi sulla questione geopolitica. Poi aveva prima rilevato Nicola il rapporto tra Di Battista e Putin, e questa, insomma, come la Russia, quella parte di mondo influenza la politica, influenzata e influenza tuttora, perché si sa che Salvini tramite Orban ha dei rapporti fortissimi con quella realtà, e anche come Orban ha influenzato le ultime elezioni. Allora io mi chiedevo quanto del sistema casaleggio che è stato completamente descritto resta dentro i confini nazionali, quanto invece viene influenzato da fuori. Sono una domanda difficile, però credo che bisogna cominciare a parlare. Poi volevo fare un piccolo riferimento a quello che ha detto questa è una domanda sul fatto di Battista, di quello che si è messo in giro sulla materia dei giornalisti. Io non condivido, e credo che anche voi e i colleghi non siete quello facciano. Grazie. Grazie a te. Grazie per aver scritto il libro, innanzitutto per il messaggio che avete dato. Sintetizzo al massimo perché siamo... Uno, prima avete parlato di incontro di Bannon con Casaleggio, è una cosa che non mi risulta. Ho sentito bene, sì. Qui a Roma so che non ti risulta. Quindi è importante, fu detto che sarei incontrato con Di Maio, fu detto sul politico appunto. Di Maio Luigi ha smentito il giorno dopo, poi non se ne è parlato più. Bannon ti dice Casaleggio, quindi da qualche settimana la realtà si intera. La strada di Supernova ci dice che Bannon si è incontrato con Davide Casaleggio a Roma in quei giorni. Ok, grazie. Poi seconda cosa, molto breve. Dice anche di molto, però così per sicurezza. Vabbè, tanto lui passa alla Castelli, quindi insomma è tutto un giro. È ironico però, mi sa. Cioè, l'avevo preparato questo. Molto, molto stretta, ma in questo momento, in questa sala, o voi che siete giornalisti, ma insomma fate questo lavoro, ma abbiamo una tappa in Rousseau, qualcuno che è iscritto e sa che cosa vede la gente che sta dietro? Io vado in giro su Twitter, se so io se mi vedete, ma tu sei scritto su Rousseau? No, tu sei scritto tutti i grilli, lo chiedo a tutti, non trovo uno che è scritto a Rousseau e che mi dica che cosa succede da dentro. Qualcosina lo so, lo accendo proprio, che ormai ho preso attenzione, sono molto veloce. Meno 10 secondi. Stanno leggendo un libro di un certo Daniel Estulin consigliato, che è il Club Bilderberg, che sarà tutta una cosa, l'ho detto tutto. E poi fanno dei test di educazione civica perché sanno che hanno problemi a formare i loro politici del domani, quindi si stanno organizzando con questi test di educazione civica per formare i politici del domani. È spettacolare. Questo so. Poi, grazie. Allora, io non ho trovato nessuno però che mi abbia detto tutto per... Anche senza microfono, ma... Sì. Io provo a rispondere alla domanda sulla Russia. Allora, noi abbiamo raccontato una serie di cose che poi sono state riprese dai giornali e tutto il resto, tra cui una
una telefonata avvenuta fra il Presidente del Consiglio allora, Renzi, e Vladimir Putin, su uno degli atti di guerriglia informativa più gravi che sono avvenuti almeno in Italia. Allora, è semplice. Quello che ci è stato raccontato dalle diplomazie occidentali, da esponenti delle diplomazie occidentali e orientali, che noi abbiamo riassunto nel libro, è questo. Il movimento ha bussato a molte porte come diplomazia e gli unici che li hanno fatti entrare sono stati i russi. Semplice. Quando qualcuno è andato, per esempio, nell'ambasciata tedesca, l'accoglienza è stata genere, cosa che abbiamo scritto nel libro. Noi facciamo cosa? Credo il 2017. Sì, no, io e Marco abbiamo fatto notare come nella gestione della campagna elettorale del 2013 a Piazza San Giovanni, uno dei santi laici di quella straordinaria nottata era Pepe Mujica, cioè l'esatto contrario dell'uomo forte, con il guerrigliero Dibba che lo vedeva stile Sancho Panza, e poi lo stesso stupidino ci fa la cosa sull'uomo, il panegirico su quel criminale di Vladimir Putin. Dico criminale citando Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, lo dico chiaro, le mie fonti sono loro, perché quando viene uccisa Anna Politkovskaja sul blog di Grillo compare un bel pezzo dove si dà la responsabilità morale e politica di quell'omicidio a Vladimir Putin. Certo, qualcosa è successo, perché da Putin criminale, assassino dei giornalisti, poi il Movimento 5 Stelle è stato l'unico partito occidentale ammesso al congresso di Russia Unita. È successo qualcosa, visto che ci sono senatori di questa Repubblica che si sono portati gli ambasciatori del Kazakistan, un noto paese ultrademocratico, in Italia per far rivedere gli impianti del gas in Basilicata? È successo qualcosa per cui Russia Today paga Beppe Grillo profumatamente per intervistarlo? Paga! Certo, perché Russia Today ha ammesso di pagare Oliver Stone e tutte le star che intervista, anche perché, parliamoci chiaro, è Russia Today, per cui devono pagare, e hanno pagato anche Beppe Grillo. A me questa cosa non mi piace. E fin prima o poi, noi lo scriviamo nel libro, questa è una storia che va a finire male, perché prima o poi queste storie, a metà fra diplomazia e politica e ambienti poco, diciamo, che odorano poco di buono, prima o poi ci vengono a sapere queste cose. E a me non stupirebbe che vedere fra un po' di tempo carte, documenti, incontri con personaggi veramente al di sotto di queste di ogni sospetto. Ma d'altronde l'università che sponsorizza il partito di Vince e Davide è la LinkedIn University. Alcuni oligarchi di russi e inglesi sono andati a svernare lì, uno dei uomini del Russiagate è scomparso dalla LinkedIn University, vale a dire a Roma. Uno dei soci di Vincenzo Scotti, il capo della LinkedIn University, ha scritto un libro, si chiama Stefan Roth, e ha rivelato che un giorno il professor Nilsson è scomparso da Roma e dalla LinkedIn University sul consiglio di Enzo Scotti, chiamato dal capo dei servizi italiani, che gli ha detto di al tuo amico Nilsson che sparisca. Questo è un socio di Vincenzo Scotti che lo dice, non lo dico. Ma siccome siamo tutti distratti dalle sciocchezze di Alessandro Di Battista e dai video vecchi di Casalino, nessuno lo racconta, ma secondo me, Marco, queste sono le storie belle da raccontare. Rispondo a Russo, il carattere ha aiutato molto, ma la domanda da farsi è non tanto quello che succede, perché sì. Qualunque cosa succeda lì dentro, storicamente non si è mai esplicitato poi una conseguenza. E la domanda da farsi è, ma l'associazione Russo e la piattaforma sono delegate nel raccogliere gli iscritti al partito,
ma perché diavolo ancora pagano quel sistema tutti quei soldi, 9 milioni di euro a legislatura, euro più, euro meno, quando dallo scorso anno a quest'anno il numero di iscritti è calato del 30%, da 140 a 100.000, hanno perso di 8-40.000 iscritti, perché quello che dicono è ce l'ha imposto la legge elettorale nuova, ma allora anche gli altri partiti avrebbero dovuto avere lo stesso problema. La verità è che hanno avuto, in ottemperanza delle norme del provvedimento del grande, chiedere di nuovo a tutti gli utenti l'autorizzazione, determinate autorizzazioni al trattamento delle dati personali, e ovviamente nel passaggio dalla vecchia associazione alla nuova associazione, abbiamo qua l'avvocato Correa che ne sa qualcosa, si sono persi 40.000 iscritti. 60.000 iscritti. 60.000 iscritti, quasi la metà degli iscritti. Ma io ho un fornitore così, lo mando a stendere. Io ho un fornitore così, lo mando a stendere. Scusate, una risposta telegrafica, non voglio farvi perdere tempo, però mi sembra a questo punto importante. Ma perché ci piace una bene da di dentro. Alcuni commentatori, anche alcuni della sinistra, dicono che con tutta questa deriva si sarebbe potuto evitare se si fosse fatto l'accordo con tutti. Voi che l'avete visto da dire, secondo voi era possibile questa cosa? Io non entro in queste discussioni perché mi appassionano 0,0. Marco Canestari non so se ha queste perversioni. No, no. È una discussione, però capire se era una cosa. Non credo sia molto attinente con la mia. No, vabbè, ma siamo. Gianroberto Casaleggio nel 2007 mi dice che lui era uno dei quattro gatti che andava a ascoltare Bossi quando la Lega veniva fondata, andava nei bar e a fare i comizi, appunto, dei quattro gatti. Uno di quei quattro gatti, mi racconta Gianroberto, ero io. L'accordo con la Lega arriva dagli anni 2000, non arriva ieri. Che tutto ciò è addomesticabile. La tesi che parte, diciamo, quest'idea è che questo è addomesticabile. Questo chi? Perché l'interlocutore è il sistema. È così. Quindi dovete chiedervi non tanto se si poteva fare l'accordo con il Movimento 5 Stelle, ma se si poteva fare l'accordo con il sistema Casaleggio. Questa è la domanda. Ho la sensazione che non siano un polacco, nessuno dei due. Ovviamente non lo so cosa sarebbe successo. La risposta a questa domanda è no. No, è proprio tutto ciò che è stato detto questa sera che dimostra l'esatto, cioè la tesi è esattamente il contrario. Ok, se ho percezione. Io